E ciao a tutti amici di YouTube, sono sempre io Fabio ed oggi vi voglio portare l'argomento del jailbreak. Eh sì, perché proprio qualche giorno fa ne è stato rilasciato uno che supporta l'ultimo aggiornamento iOS, ovvero la versione 13.5, che fra l'altro sarà una delle ultime visto che ci stiamo avvicinando ad iOS 14. Per le versioni precedenti non vi preoccupate perché è disponibile anche da iOS 11. In teoria quindi sono accettati iPhone 5, 5S, 6, 6 Plus. Allora, prima di incominciare, faccio alcune premesse, così rimanete prudenti. Innanzitutto, se non siete a conoscenza di tale procedura, vi invito ad approfondire online. Non ho tempo qui di spiegare cos'è il jailbreak, quando è nato, su quali dispositivi è supportato, eccetera, eccetera. Premessa 2, vi avviso che è un qualcosa di misterioso sotto l'aspetto legale. A volte è stato dichiarato illecito, a volte irregolare, insomma, non è sicuro che rispetti sempre le norme giuridiche. Nel nostro paese, in teoria, dovrebbe essere lecito, ma non ci sono dettagli nella legge che lo specifica. Io non mi assumo nessuna responsabilità di quello che fate, sta a vostro rischio e pericolo. Il consiglio che vi do è di praticarlo su un dispositivo non coperto da garanzia, perché Apple si è potuta limitare in questo, ovvero rimuovere appunto la garanzia per diminuire l'uso di tale jailbreak. Ho da un mese iPhone SE 2020, perciò nel video ho utilizzato un 6S, giusto per farvi capire. Poi, altra premessa, effettuate un backup di quello che vi può interessare. Nel peggiore dei casi, questa procedura può portare alla perdita dei dati nel dispositivo. È cosa rara, ma può sempre capitare, soprattutto su dispositivi anziani. Premessa 4, ci sono due procedure, entrambi effettuabili su Mac e Windows. Le ho provate entrambi e vi dico che la prima è fallita. Ad un certo passaggio non sono potuto andare avanti perché non mi faceva accedere col profilo Apple su Cydia Inspector. Perciò ho dimostrato solo la seconda procedura che secondo me è anche più facile. Ultima premessa, questo tipo di jailbreak si disattiva ogni volta che spegnete o riavviate il dispositivo. È una bella fregatura, ma per riapplicarlo è semplice, vi basta andare sull'app Uncover, schiacciare un pulsante e il gioco è fatto. Magari alcune app prese da Cydia fungono lo stesso, ma in generale occorre rijailbreakare quando si arresta il sistema operativo. Dette tutte queste cose, passiamo ai fatti. Ho detto che utilizzo la seconda procedura. Non vi allarmate se perdete qualche passaggio qui nel video, è tutto scritto in descrizione. Comunque, per entrambe le procedure fate queste piccole cose. Assicuratevi che la funzione dov'è sia disattivata, insieme alle relative opzioni. Controllate che non vi sia alcun aggiornamento OTA in attesa di essere installato e che il codice di accesso si è disattivato. Inoltre, attivate la modalità aereo. Per la seconda procedura, visto che si divide per chi utilizza Mac e per chi utilizza Windows, io ho scelto l'OS di Microsoft. Perciò, visto che non sono integrati di default, installate iTunes e Cloud. Versione desktop, mi raccomando, non quelle del Microsoft Store perché non sono complete. In entrambi gli applicativi accedete con il vostro account Apple. Scaricate sul sito di Alt Store Alt Server, lo strumento che vi consente di installare appunto Alt Store nel dispositivo. Nel frattempo, collegate iPhone o iPad al PC aprendo iTunes. Avviato Alt Server, nella System Tray aprite l'omonima tendina e cliccate su Installa Alt Store. Inserite le credenziali Apple per proseguire. Una volta installata l'app, prima di avviarla, fatela verificare nelle impostazioni di sistema. Andate quindi su Generali, Gestione dispositivo e abilitate il certificato. Fatto questo, scaricate Uncover da Safari, usate Alt Store per installarla.
Successivamente eseguite il jailbreak. Adesso siete liberi di sbizzarrirvi. Ed è tutto, i link che serviranno sono come sempre in descrizione, insieme a tutti i passaggi in dettaglio. Ma se poi esce un nuovo aggiornamento iOS? Già, e con questa terribile delusione è l'ora di salutarci. Proprio così, grazie per averci seguiti. Ci vediamo da qualche altra parte la prossima settimana. Presto!